cosa interessante è che se si controlla sul sito web del Journal Apollo, dove la NASA ha ricaricato le trasmissioni della Luna suddivise in piccole clips, il ritardo audio sembra sia stato inserito correttamente. Questa è la traccia audio della stessa scena scaricata dal Journal Apollo. La domanda in arrivo da Houston è invariata, mentre la risposta sembra sia stata spostata di circa 4 secondi. Roger, Jim, copy. And are you progressing towards Dune Crater now? È come se qualcuno nel ricaricare l'audio si fosse accorto che la risposta è arrivata troppo presto e avesse inserito una pausa per creare il giusto ritardo, ma nell'audio originale dei filmati delle navicelle spaziali questo ritardo non esiste. Questa conversazione non può aver avuto luogo tra la Terra e la Luna. E qui abbiamo un altro esempio dove la risposta è arrivata troppo presto. We're interested in either documented samples or rake sample there if you think it looks like a good area for rake sample. Okay, understand, Joe. 1,6 secondi. La risposta è arrivata almeno un secondo in anticipo se fosse arrivata veramente dalla Luna. E c'è un altro caso della stessa missione dove la risposta arriva in meno di un secondo per tornare alla base. Rover, this is Houston. 9 decimi di secondo, per essere precisi. È come se l'astronauta si fosse trovato nella stanza accanto anziché sulla Luna. Rover, this is Houston. Domanda: visto che sono stati esaminati i video originali della navicella spaziale e che si smentiscono da soli, sapendo che non sono stati né ritoccati né tagliati, siete in grado di spiegare perché in diversi momenti le domande e le risposte hanno impiegato pochissimo tempo? Se la conversazione fosse stata fatta veramente tra la Terra e la Luna? Per i nuovi curiosi e le nuove curiose approdati su questo canale, desidero sappiate che dovete finirla di delegare gli altri per le risposte alle vostre domande. Diversamente rimarrete sempre schiavi e schiave del parere degli altri, che sono immersi nel sistema. La verità esiste fin da sempre, non attorno a voi, bensì dentro di voi, ma vi hanno insegnato ad essere persone normali, ovvero esseri che seguono le norme. Ma le norme non sono originate per rispettare tutti, ma solo i potenti, i quali hanno deciso di comandare le vostre vite. L'indice alfabetico che avete a disposizione attraverso il sito web www.tinelli.eu è utile per farvi trovare la chiave e svincolarvi dai dogmi impartiti fin dalla nascita e offrirvi così la possibilità di comprendere che ci hanno ingannati su tutto e tutti, fin dai primi vagiti, in modo da disporre le stesse identiche catene alle vostre creature. Cercate la verità perché la verità vi rende liberi, libere, ma non attraverso il credo. Credere è nemico di conoscere.